Vabbè, tutto a posto, dai, ci siamo ritrovati dopo questi 10 giorni di vacanza. Abbiamo ricaricato le batterie, siamo comunque in un posto bello dove abbiamo tutto a disposizione, nelle vicinanze comunque dell'albergo, sia palestre, piscine e il campo per fare allenamento, quindi sicuramente sono 10 giorni importanti perché poi sono quelli che ci portano alla partita contro il Brescia. Speriamo sicuramente di sfruttarli al meglio. Di essere contento di rivederci e di comunque di riniziare con la testa a pensare comunque al campionato, perché da qui alla fine comunque non ci si fermerà quasi mai, quindi ci ha fatto un discorso che comunque questo è un campionato e sono 3 campionati in uno, quindi noi stiamo iniziando la seconda parte. E sicuramente le prime 10 partite sono quelle più importanti. Per Edoardo sono contento perché comunque lo reputo un buon giocatore e sicuramente aveva bisogno di giocare. E sono contento per lui anche perché è andato in una grande società, in una società dove comunque credo che molto probabilmente vincerà il campionato, quindi anche per quanto riguarda De Feo e Calvano è una persona che non si è integrata in pieno in questo gruppo, quindi sicuramente sarà stata una scelta anche dovuta a questo, ecco. No, vabbè, sicuramente è un mercato dove può stravolgere gli equilibri dello stesso campionato, vabbè, il calciomercato può stravolgere gli equilibri del campionato. Per quanto riguarda noi, no, io conosco questo, qui sono tutti ben accetti, l'importante è che si venga con la mentalità giusta, la mentalità che rispecchi quella di questa squadra. Battagliera che comunque non molla mai, e poi se vengono per darci una mano, ben venga un appunto, un difensore, un portiere, un centrocampista, cioè, non è una questione di ruolo.